Il problema sta nel fatto che non è possibile neanche lontanamente pensare che, nonostante quello causato e quindi quei fenomeni di malattia e morte, si debba arrivare addirittura a rendere eventualmente percorribile una priorità di accesso come agevolazioni societarie a società riconducibili ai soci dell'Ilva stessa. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire la deputata Ricciatti, però ora non c'è. Ah, Duranti, prego, onorevole Duranti. Grazie signora Presidente. Intanto per cambiare il parere, per errore è stato dato dalla relatrice di minoranza un parere di astensione, invece annuncio il voto favorevole del gruppo di Sinistra Italiana all'emendamento 1.91 e chiedo anch'io al relatore di accogliere l'invito del collega Crippa, perché sembra davvero strano che non si possa trovare una formulazione, se d'accordo ovviamente con il senso dell'emendamento, che non si possa trovare una formulazione in grado di risolvere il problema posto da questo emendamento. Comunque in ogni caso noi voteremo a favore. Grazie. A titolo personale, deputato Zolezzi. Grazie, sì, davvero l'invito c'è ancora a cercare questa riformulazione. Ricordiamoci che cosa vuol dire essere collegati al medesimo gruppo societario. Ricordiamoci che insomma, gli articoli di stampa li abbiamo letti, le navi che portano il carbone in Puglia sono ancora del gruppo Riva, cioè stiamo rischiando di creare un cortocircuito e di continuare ad alimentare un assetto societario che ha portato allo sfascio uno stabilimento che poi è stato definito di interesse nazionale. Ricordiamoci cosa c'è a valle di questa filiera, ma soprattutto a monte. A monte ci sono società che carpiscono il carbone in maniera assolutamente insostenibile, come in Brasile, a Minas Gerais, dove questa captazione insostenibile ha provocato gravissimi disastri ambientali. Non si può continuare con le stesse società. Grazie. Grazie. Allora, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.91, parere contrario Commissione Governo, favorevole della relatrice di minoranza. Aperta la votazione.